Siete schiavi del suo sapore? Lo assaggiate solo ogni tanto? Lo divorate di nascosto? Non ne potete proprio fare a meno. Benvenuti nel Paradiso dei Golosi, alla 14ª edizione di Euro Chocolate, la più grande manifestazione interamente dedicata a lui, il cioccolato. Questa è Italian Food Net e io sono Alessandro, il vostro inviato nel mondo del cioccolato, in Umbria, dove una città, Perugia, si trasforma per 9 giorni nel luogo più delizioso d'Italia. Il termine scientifico è Theobroma cacao, che in greco significa il cibo degli dei. Per lui, re e regine, imperatori e condottieri, musicisti, scrittori e papi hanno avuto una sfrenata passione. Ma come vedete, anche la gente comune lo ama moltissimo. Euro Chocolate attira ogni anno un numero impressionante di turisti da tutto il mondo, perché qui il cioccolato si festeggia in grande stile e lo si può gustare in ogni modo. Il programma di Euro Chocolate è ricco di eventi dalla mattina fino a notte inoltrata. Per gustarveli tutti vi consiglio di rimanere qui almeno un paio di giorni. Potete scegliere tra le innumerevoli iniziative, come la celebrazione dei 100 anni dell'azienda produttrice del bacio più famoso al mondo, la Perugina. Oppure potete andare a Choco Family, dove anche le piccole pessi possono essere addolcite dai Choco Giochi. E poi Choco Art, Choco Sculture, Choco Corsi e Percorsi. E per tutti la sera, la Choco Movida. Inoltre, la novità di quest'anno è la pausa salata. Alle mie spalle è un'iniziativa davvero speciale, le Choco Sculture. 5 scultori stanno trasformando dei blocchi di cioccolato di 11 quintali in altrettante sculture. La mia esplorazione nel fantastico mondo del cioccolato non finisce certo qui. Grazie Perugia, grazie Euro Chocolate, un cioco saluto da Alessandro, italianfoodnet.com, Perugia, Italia.